Denominazione di origine mantovana è arrivata la Bigattera. Graziano Campagnoli alla regia e al montaggio, pronti per partire in un racconto che vedete ingloberà sicuramente la storia. Sono su un trattore che incarna la tradizione e in qualche modo la genesi di una lunga avventura imprenditoriale agricola che è quella mantovana, e guarda al futuro, perché oggi parliamo di formazione in chiave agricoltura, nei lavori della terra, perché in questo luogo, la Bigattera, da più di 40 anni c'è il futuro dell'agricoltura, si sviluppa, si formano i ragazzi che vanno poi a rappresentare il futuro e l'imprenditoria agricola che ogni settimana cerchiamo di raccontarvi. Seguiteci in questo viaggio lungo 45 anni che ci porterà a capire come si sia evoluta la scuola agraria in provincia di Mantova. Con Simona Amaretti adesso a raccontare, che è coordinatrice dei corsi che oggi vi raccontiamo, a raccontare appunto la peculiarità, Simona, di ciò che è un valore aggiunto per essere pronti, immagino, immediatamente a diventare imprenditori, imprenditrici, o comunque per entrare nel mondo del lavoro in agricoltura. Naturalmente oggi la declinazione è quella, però cosa dà in più l'ITS, cosa può dare in più l'ITS in chiave di sostenibilità, di tecnologie, di aggiornamenti in agricoltura? Sì, la forza dei percorsi ITS è sicuramente il modello di alternanza che lo contraddistingue. Un'alternanza che poggia su due periodi di stage in azienda, uno al primo e uno al secondo anno, ma non soltanto, su un rapporto costante con le aziende sin dalla fase di progettazione, di erogazione, perché i docenti sono per il 60% professionisti, gli stessi imprenditori, poi visite aziendali, partecipazione ad eventi. Chiaramente con il periodo dell'emergenza Covid alcune attività sono state un po' sacrificate, ma insomma con fiducia siamo certi che riprenderemo, ed è questo l'elemento vincente. I ragazzi escono dalla scuola superiore sicuramente con delle competenze di base anche buone, ma hanno bisogno di immergersi nel mondo dell'impresa che spesso non conoscono particolarmente, nelle filiere e nell'impresa. E questo è l'ITS, un percorso con un accompagnamento costante, peraltro anche con un tutor a disposizione, nel mondo dell'impresa dell'agroalimentare, con elementi appunto centrali quali sono le tecnologie 4.0 in agricoltura e nella trasformazione, e il tema che è strettamente connesso a quello dell'innovazione e della sostenibilità. E quello mi viene in mente, ovvero tutto questo percorso che si è costruito era inimmaginabile, correggimi se sbaglio, se non ci fossero state alle spalle della fondazione e con la fondazione tutte le realtà, che siano naturalmente le associazioni di categoria piuttosto che le direttrici, mi viene da dire, tra formazione e impresa. Il cuore proprio di un percorso ITS è questo lavoro continuo di squadra tra il mondo della formazione, dell'istruzione, il mondo accademico. Non dimentichiamo che il nostro socio fondatore, ma anche attivo nell'erogazione della formazione, è Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, la Facoltà di Agraria, con dei docenti di altissimo calibro, tra l'altro recentemente premiati proprio sui temi della ricerca e innovazione. E poi il mondo delle imprese, con un dialogo costante che serve ad allineare l'offerta ai fabbisogni dell'azienda, perché poi i ragazzi acquisiranno le competenze, andranno in stage, ma poi l'obiettivo, questo è fondamentale, l'obiettivo di un corso ITS è portare i ragazzi in azienda, fabbisogno aziendale, formazione, reinserimento in azienda della risorsa. Tra i tasselli determinanti nella costruzione dell'offerta formativa che oggi vi portiamo a raccontare c'è Confagricoltura, e con noi ci ha raggiunto il vice direttore Massimo Battisti per capire quanto è peculiare per l'aggiornamento dei ragazzi che oggi raccontiamo il percorso formativo che ITS offre da tempo e in qualche modo è un determinante passaggio per poi essere pronti già all'azienda o al futuro lavorativo. Confagricoltura ha creduto subito in questo progetto dell'ITS, perché in effetti è anche un socio fondatore della fondazione, perché abbiamo sempre ritenuto che il mondo della scuola non preparasse in maniera sufficiente i ragazzi, gli studenti per il lavoro. Serviva un tassello ulteriore, quindi un legame tra scuola e lavoro.
Ce ne siamo accorti per le nostre esperienze, per i nostri uffici, ma anche per le aziende agricole nostre associate. E abbiamo quindi scommesso su questo ITS e devo dire che a distanza di 3 anni dalla sua fondazione è stata anche una scommessa vinta, perché ci siamo proprio accorti che i ragazzi e le ragazze che escono da questa fondazione, da questo percorso di studi, hanno sicuramente un valore aggiunto rispetto, senza offendere nessuno, a un semplice diplomato che esce da qualsiasi scuola, istituto tecnico, agrario, liceo, eccetera. Per cui noi siamo ben contenti di avere partecipato a questo progetto e di sostenerlo ancora oggi. Abbiamo visto che è un percorso di studi che dà delle informazioni e degli elementi che i ragazzi e le ragazze possono spendere poi nel mondo del lavoro, perché comunque vengono approntati e vengono preparati per l'innovazione, per quello che è il mondo dell'agricoltura, che è cambiato tantissimo in questi anni e che punta molto sull'innovazione. E quindi sono ragazzi e ragazze preparate per il mondo lavorativo. Noi stessi come Confagricoltura ne abbiamo anche assunti diversi e devo dire che siamo anche molto contenti di questo. Maurizio Castelli, il direttore del corso di ITS agroalimentare, ex assessore provinciale, insomma ha avuto tanti incarichi, tanto benvenuto in trasmissione. E oggi, grazie a voi. Oggi raccontiamo un percorso lungo che ci porta fino a oggi e in qualche modo ci fa già vedere il futuro. Ma ha radici storiche. Senza questo percorso di quasi 40 anni nelle sue varie forme non avremmo forse la ricchezza di agricoltura che oggi Mantova può vantare. Ma questa è un'azienda storica che fino all'85 era destinata a laboratorio, chiamiamo così, ergoterapica si dice, azienda per l'ospedale psichiatrico. Dall'85 è divenuta prima per una piccola superficie, poi man mano questa superficie si è ampliata, è diventata l'azienda agraria dell'Istituto Tecnico Agrario Mantovano, che ha sede principale in Palidano di Gonzaga, si chiama Strozzi. Questa è diventata la sede secondaria, la sede di città, diciamo così. Quindi e qui, in questi fabbricati che possiamo vedere alla mia sinistra, che sono stati ammodernati dall'85 in poi, quando siamo arrivati qui eravamo in una stanzetta con una bella stufetta a legna nell'inverno, quindi proprio una sistemazione provvisoria che si è andata è proseguita ed è diventata l'attuale sede più completa di laboratori e così via. E appunto dall'anno 1985. Un percorso lungo che ci porta fino al presente, perché l'ITS agroalimentare è solo l'ultima aggiornamento, l'ultima tappa di una formazione lunga, pluridecennale, che garantisce sicurezza di in qualche modo posti di lavoro, perché mi avete dato appena dei dati freschissimi, oltre ovviamente a modernità, aggiornamenti eccetera, ma la pressoché totalità dei ragazzi che nell'ultimo anno scolastico hanno percorso e sono usciti dall'ITS hanno trovato immediatamente lavoro, al netto di chi ha scelto poi di fare magari un percorso universitario. Siamo quasi al 95% di coloro che è uscito ha già un lavoro, quindi è evidente come tutto ciò che nasce 40 anni fa e oggi è modernità abbia una concretezza. L'ITS è nato il 14 di febbraio come primo giorno di scuola, è nato il 14 febbraio del 2018. Più che primo giorno di scuola, insisto nel dire primo giorno di corso, perché l'ITS è un corso proprio professionalizzante. Sono 2 anni dopo il diploma superiore e il parere un po' di tutti, degli imprenditori agricoli soprattutto, è che questi 2 anni in più certamente danno un maggiore sprint, una maggiore capacità di intervenire in un sistema produttivo che è mutato tantissimo in questi anni. C'è
Ci ha raggiunto Cristina Ponti, che intanto ringrazio di essere con noi. Tutor del corso che oggi raccontiamo. È un'avventura che in qualche modo dà gli strumenti ai ragazzi e alle ragazze che abbiamo visto per intraprendere la propria, il proprio percorso imprenditoriale, il proprio percorso lavorativo. Il percorso che oggi raccontiamo, quali strumenti tra i tanti considera determinanti? Mi raccontavi che il rapporto, il confronto in ogni forma con le aziende è forse il punto centrale. Sì, il confronto con le aziende è il punto centrale, il nostro obiettivo è quello di far sì che i ragazzi riescano proprio ad entrare direttamente nelle aziende, quindi prevediamo visite aziendali all'interno del nostro corso perché proprio i ragazzi possano confrontarsi direttamente con quello che è il mondo del lavoro che alla fine del corso poi andranno ad affrontare. Non teoria ma pratica, ma confronto diretto, esperienza e in qualche modo arricchimento già ben prima di entrare poi in azienda. Assolutamente sì, esatto, arricchimento proprio prima di entrare in azienda, si affianca la parte teorica che quest'anno abbiamo affrontato anche in FAD, in quella che si chiama appunto formazione a distanza, dato il nostro periodo obbligati, esatto, naturalmente. E qualche lezione in presenza ci è stata concessa, quindi i ragazzi hanno anche potuto conoscersi e confrontarsi su varie tematiche, fino ad arrivare a quello che sono le visite aziendali, ne abbiamo fatta qualcuna, ne faremo altre, così che i ragazzi entrino direttamente nel mondo del lavoro ancora prima di entrarci alla fine del percorso scolastico. Da una scuola che fa iniziare imprenditoria agricola, imprenditoria personale, a un esempio di come si possa valorizzare il territorio in termini di trasformazione, di racconto anche della cucina. E trovo piacere ritrovare Martina Fusari di Confagricoltura, che davanti a un tavolo che poi sarà una narrazione seguente ci deve accogliere nel luogo che ci ospita in questa chiusura di puntata, le Tamerici. Siamo a Bagnolo San Vito, cosa racchiudono? Matteo, oggi siamo in un posto proprio speciale, speciale perché è una delle aziende che da pioniere ha contribuito a far conoscere prima in Italia e poi anche all'estero la mostarda mantovana. Considera che fino a più o meno 30 anni fa a livello commerciale la mostarda mantovana non era molto conosciuta, si faceva in tutte le case, soprattutto nelle case di campagna, perché è un ingrediente fondamentale dei tortelli di zucca, ma si faceva fatica a trovare, era solo una preparazione a livello casalingo. Poi, grazie ad alcune aziende, tra cui appunto le Tamerici, che hanno cominciato a crederci in questo prodotto e hanno voluto valorizzarlo, questa mostarda, prima diciamo le mostarde più tradizionali come quella di mele campanine, come quella di pera, e a seguire tante altre variazioni che poi l'anima di questa azienda, Paola Calciolari, ti spiegherà. E adesso penso che sia uno dei prodotti più conosciuti. Parli di mostarda, non si pensa più alla mostarda cremonese come una volta, ma pensi alla mostarda mantovana. Protagonista è il melone, ma le protagoniste sono due sorelle, Paola e Alessandra Calciolari. C'è già azione, in movimento, c'è già un melone che si sta aprendo in due. Nel ringraziarvi per condurci in una narrazione che ci parlerà di trasformazione, Paola, una domanda all'inizio. Siamo venuti da voi, dalle Tamerici. Le Tamerici nascono da un nome che è qui fuori, rappresentato, raccontalo agli amici. Allora, le Tamerici, molte persone mi chiedono che cos'è, cosa sono. È una pianta che in 10 giorni all'anno si vede molto bene, perché ha un'infiorescenza rosa, quindi molto particolare. E breve. E breve, perché dura soltanto, dal 25 aprile al 1 maggio. Ho iniziato con questo nome perché volevo rievocare Virgilio, visto che la mia prima sede era proprio a Pietole, e pensando a tutto quello che poteva essere Virgilio Virgilè,
vedo che invece nelle bucoliche lui parlava delle basse tamerici, quindi le basse tamerici sono quelle che mi hanno accompagnato in questi 30 anni di lavoro. Ti sottopongo una parola prima di seguirti. Sì. Diciamo prima che con Martina, il coraggio di scrivere un'avventura imprenditoriale, quando è che è scattato nella tua esperienza? È scattato perché in realtà mi sono appassionata di ricette, ma soprattutto volevo aprire questa scuola. E aprendo la scuola successivamente, dato che facevo per casa e ho sempre fatto le mostarde, mi era stato richiesto dai miei stessi corsisti, ma perché non ce ne vendi qualche vasetto? Quindi ho preso proprio dalla dispensa di casa mia, il primo anno che ho venduto quelle 50 vasetti, 30 vasetti, più come gioco, come divertimento, e poi invece ho pensato di aprire un'azienda, quindi mettendo a posto le prime due o tre stanzette, chiamando, mettendo tutto appunto a norma. Il melone è quanto di più tradizionale delle nostre terre, è veramente un vanto anche dell'export. È difficile, come dire, abbinarlo in mostarda a qualcosa, o invece il prodotto sarà abbinabile facilmente? No, allora, secondo me viene abbinato abbastanza facilmente, soprattutto con delle cose, con dei formaggi non troppo stagionati, quindi una media consistenza anche a livello di pasta del formaggio, ma ottimo, come noi mangiamo il prosciutto col melone, anche la mostarda, prosciutto, mostarda, esatto, dire. Senza okay. alcun problema. Il vantaggio qual è? Può essere quello di ritrovarselo in tavola tutto il tempo dell'anno, che non è una cosa da poco. E poi un'altra cosa, io dico sempre, anche su un pezzettino di carne, è una carne che non per forza, anche se nasce come mostarda bollito, in realtà la mostarda la possiamo mettere su un'altra tipologia di cottura, quindi anche semplicemente una fettina comune che noi mangiamo tutti i giorni di carne bianca la possiamo abbinare con un pezzettino di mostarda di melone. La cottura è un passaggio determinante, raccontaci tempistiche e indicazioni. Allora, innanzitutto questo che tu vedi è lo sciroppo che io devo concentrare due volte al giorno e che poi dopo andrò a versare sul mio prodotto, mentre in questa situazione vedi già la mostarda che sta finendo, quindi al terzo giorno la sua velocissima cottura, che più che cottura è un amalgamare lo sciroppo col prodotto, quindi non è che noi dobbiamo farla bollire a lungo, dobbiamo soltanto scaldarla ed eventualmente concentrare quel tanto che basta il nostro sciroppo. La ricetta è 1 chilo di frutta pulita e 0,5 chilo di zucchero, quindi in questo caso dobbiamo considerare il melone pulito il chilo. La tradizione, la mostarda è patria, veramente, culinaria di Mantova. Abbiamo un altro racconto da regalare ai nostri amici. Paola, io ti seguo ancora perché c'è una serie di abbinamenti che nascono dalle produzioni, dalle trasformazioni che ci hai appena illustrato. Abbiamo visto la lavorazione del melone e, come ti dicevo, l'abbinamento è sicuramente il prosciutto crudo. Eccolo che è arrivato. Mentre io il salame, fin da bambina, il salame fresco appena fatto con la mostarda di pera è proprio una cosa che ho sempre mangiato, quindi è un classico per noi di Mantova mangiarlo, quindi anche qui mostarda di pera che va come importanza a essere la seconda rispetto alla mela campanina, perché ricordo sempre che non è detto che ci sia la mostarda principe, nel senso che la mostarda principe per i tortelli di zucca è sicuramente la mela campanina, ma veniva fatta in ogni famiglia a seconda di quello che c'era nell'orto, nel brolo anzi, quindi se c'era l'albero di pera si faceva con la pera o con la mela cotogna o con la campanina. A seconda... Di necessità in qualche modo. Esatto, poi teniamo presente che l'altra cosa importante era che ogni la nostra provincia ha tantissime diversificazioni di culture, quindi anche questo a seconda che prevalesse o la zucca o il melone oppure anche la pera o la mela, che è sicuramente al di là del Po nella zona di Quistello e non nell'Alto Mantovano, c'era la mostarda. Questa è una precisazione e un ricordo che deve essere fatto. In quanto anche la nostra mostarda di anguria bianca, che è ideale da mangiare con gli insaccati grassi, quindi su una pancetta, su un bel lardo, è una mostarda che si è ripresa la ricetta soltanto 20 anni
fa, quando io per caso l'ho conosciuta proprio a distanza di tanti anni, da bambina non si mangiava. È una riscoperta recente, esatto, che adesso è però parte, esatto, della tua, mi viene sempre chiesto ma che cos'è questa anguria bianca, io dico sempre non è né un melone bianco del sud, è proprio l'anguria che serve come portinnesto per le coltivazioni dell'anguria. Non serve da mangiare comunemente, in quanto ha un sapore molto erbaceo, quasi come potesse essere simile a un cetriolo, e l'unica cosa che se ne può fare con quelle qualcuno che rimane nei campi è proprio la mostarda. È nata per la mostarda? È nata per fare questo. Appunto, come ti dicevo, oltre al salame mantovano c'è il pezzettino del nostro parmigiano. Immancabile. Immancabile, con anche qui una mostarda che può essere la mostarda di zucca. Vedi che anche qui ho cercato di mantenere le fette e i pezzi molto molto consistenti, proprio per dare anche un crunch in bocca di quello che può essere questo prodotto, che invece una volta cotto tende a rammollarsi, tende a diventare tenero. La puntata si conclude narrando la trasformazione e Paola, ringraziando anche Martina e Alessandra e tutti gli intervenuti, ci accompagnerà in chiusura con un'altra declinazione di trasformazione, la giardiniera. Vedo un trionfo anche lì, è anche abbastanza inedita come dimensione. Beh, questo vaso sicuramente ti dà l'idea del contenuto, ma anche ti fa vedere bene tutti quanti gli ingredienti. È una giardiniera molto semplice, fatta con le nostre carote, le cipolle, i peperoni e le zucchine, e questa è una giardiniera sott'olio, che anche questa è una tradizione di famiglia. Non direi che la giardiniera era sempre anche questa una delle cose che accompagnava gli antipasti e nei giorni di festa. Tutta la nostra tradizione culinaria è sempre legata, soprattutto in una zona rurale come Mantova, come la provincia di Mantova, ai giorni di festa, quindi legati alla tradizione del Natale, oppure dei patroni o delle cose, delle feste, perché religiose. E quindi ogni paese ha proprio la sua ricetta. Paola, grazie di tutto. Il miglior saluto e un buon lavoro, alla prossima. Grazie a Martina, grazie ad Alessandra, a tutti gli intervenuti. Qualcuno adesso dovrà provare un minimo la pratica dopo la teoria. Io vi do l'appuntamento a settimana prossima. Denominazione di origine mantovana, venerdì. Arrivederci.